Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. George Floyd, l'autopsia dice che non è morto per asfissia. Ancora scontri negli USA, proteste anche alla Casa Bianca, il Pentagono prepara i militari. A Detroit, spari da un'auto sulla folla, è stato ucciso un 19enne. È stata un'altra notte di proteste e tensione negli Stati Uniti, dove migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per manifestare tutta la loro rabbia per l'uccisione di George Floyd, l'afroamericano di 46 anni morto soffocato a Minneapolis dopo essere stato immobilizzato dall'agente di polizia Derek Chauvin, ora che si trova agli arresti. Il Pentagono ha chiesto all'esercito di tenere diverse unità militari pronte ad essere dispiegate a Minneapolis. Secondo l'agenzia Associated Press è estremamente raro che il Pentagono dia un ordine del genere. Sondaggi, la Lega ha perso 7 punti in 2 mesi, PD vicino senza fare nulla, boom di Fratelli d'Italia è al 16 a mezzo punto dai 5 Stelle. I dati di Ipsos per il Corriere della Sera quindi dicono questo, il Carroccio è ancora prima ma scende al 24, la Meloni gli mangia voti, un voto su 6 persi dai leghisti sono andati al partito tricolore, gradimento per Conte, governo in robusto calo rispetto allo scorso mese ma segnano ancora un indice del 60 e del 55. Giornata sclerosi multipla, la pandemia vista con gli occhi di chi ha meno difese, mi spaventa l'egoismo di chi non mette la mascherina, dicono tanti pregiudizi su di noi, non riesco a trovare lavoro. Dalla mancanza di protezione alla riabilitazione, in molti casi sospesa fino alle preoccupazioni sul futuro e il ritorno graduale alla normalità. Eleonora, Cinzia e Maria raccontano al fattoquotidiano.it come è cambiata la loro quotidianità. Il presidente dell'AISM dice che i casi diagnosticati sono sempre di più in Italia, circa 3.400 nuovi all'anno e 50% di questi sono giovani sui 20-25 anni. Bertolaso, il pensionato più attivo d'Italia, manda in tilt il governo Musumeci in Sicilia. Tra barca, consulenze, anti-Covid e smentite, il cortocircuito istituzionale sull'isola dopo l'arrivo dell'ex capo della protezione civile. Per il governatore si trattava di poco più di un viaggio di piacere a Trapani, dove ormeggia la sua barca. Affermazione che ha scatenato le polemiche e per l'ex sottosegretario di Berlusconi dunque non valgono le regole anticontagio. L'assessore alla salute ha smentito il presidente parlando di ragioni di lavoro per la visita dell'ex esperto di catastrofi, poi convocato in regione. Sul tavolo 2 proposte, l'incarico di responsabile per l'emergenza Covid e quello di superconsulente del presidente in vista di una seconda ondata di contagi. Notizie da Napoli e dalla Campania. Violenza al Cardarelli, infermiera aggredita. Stato e Regione sono responsabili, hanno detto. Si è verificata una nuova aggressione ad un'infermiera, appunto al Cardarelli, un uomo che accompagnava sua madre mentre era in attesa all'esterno del pronto soccorso, aveva iniziato a filmare con lo smartphone il personale sanitario per denunciare presunte negligenze nel nosocomio. Quando un'infermiera gli ha ricordato in modo pacato che fare filmati era vietato, è stata aggredita verbalmente e fisicamente. SOS Centro Storico, così il Covid-19 ha stravolto il cuore di Napoli. Senza turismo molte saracinesche sono rimaste abbassate anche con l'inizio della fase 2. Si rischia la desertificazione di un pezzo di città protagonista del boom degli ultimi 10 anni. Fa una certa impressione, ma se passeggiare in una via San Gregorio almeno deserta e senza presepi. Effetti collaterali appunto dell'emergenza sanitaria evoluta in emergenza socio-economica. A dispetto della fase 2 c'è un pezzo di città che arranca più degli altri, è lo stesso pezzo che fino alla fine di febbraio trainava Napoli e la sua economia. Questo è il centro storico. Notizie da Treviso e dal Veneto. Fiamme nel parcheggio auto a fuoco, che un'auto è andata a fuoco a Pieve di Soligo. Le fiamme sono divampate sotto gli occhi increduli degli avventori presenti a quell'ora nei bar della piazza.
Villorba, non venitemi a cercare, lascia un biglietto e scompare nel nulla. Quando è uscito indossava una t-shirt rossa, un berretto nero e aveva uno zainetto nero. Nella serata di venerdì 29 maggio sarebbe stato avvistato nei pressi di Portapiave a Treviso. La palestra di Motta di Livenza resta chiusa, la star della ginnastica non si può allenare. Alice Battistelle è arrivata in nazionale, punta agli europei, ma dice siamo ferme, aspettiamo le autorizzazioni comunali. Imprenditore di Conegliano bloccato in Kurdistan tra allarme coronavirus e spettro della guerra. Alessandro Scussolini è partito a gennaio per lavorare nei cantieri. Metà della squadra si è persa in Europa cercando il rientro. A Treviso riapre il parco degli alberi parlanti, insomma, e alcuni sono pronti a partire con qualche nuova regola, perché la visita al parco degli alberi parlanti rimanga un'esperienza sicura e avvincente per tutta la famiglia. La segna stampa del Friuli Venezia Giulia, dati sotto controllo, dal 3 giugno si riapre via libera alla circolazione nazionale, la decisione al termine della cabina di regia tra governo e regioni. Via libera agli spostamenti su tutto il territorio nazionale, come dicevamo, dal 3 giugno la conferma della riapertura della circolazione tra tutte le regioni d'Italia è arrivata in serata al termine della cabina di regia tra governo e regioni. Furti in abitazioni, ricercato, rintracciato in Francia, arrestato un 51enne condannato per molteplici episodi di reati contro il patrimonio. Venerdì 29 maggio personale della Questura di Udine in collaborazione con quella della Polizia di Frontiera di Bardonecchia ha dato esecuzione all'ordine per la carcerazione disposto dalla locale procura nei confronti del 51enne cittadino rumeno. Quarantena, 4 denunciati a Trieste, sono 553 le persone controllate dalle forze dell'ordine e 75 esercizi commerciali nel capoluogo giuliano. Proseguono i controlli delle forze dell'ordine a Trieste per il rispetto delle norme anti-Covid. 3 le persone sanzionate su 553 controllate nella giornata di ieri, appunto venerdì 29 maggio. Maltrattamenti in famiglia, a Moruzzo scatta il divieto di avvicinamento. Destinatario del provvedimento, un 55enne predisposto l'allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della figlia minorenne e della convivente. Con queste motivazioni l'autorità giudiziaria ha disposto per un uomo di 55 anni di Moruzzo l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla figlia minore e dalla compagna. Giornate del cinema muto in rete, gli archivi di tutto il mondo, rinviato al 2021 il programma già predisposto, 8 giorni di retrospettive ed eventi per i quali non è ipotizzabile il trasferimento online, è riprogrammata l'edizione 2020. Nel numero di dicembre 1918 della rivista Moving Picture World, in un periodo in cui il mondo era come oggi sconvolto da una pandemia, si legge che crediamo che gli esercenti cinematografici avranno un futuro, tutte le ragioni per vegliare sulla salute degli spettatori. Cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.